mister, buongiorno. Ci può fare così un mini bilancio, così le impressioni, le prime impressioni, l'impatto soprattutto con i nuovi di questa prima settimana? Un'altra domanda ancora, dai, No, solo queste. ben ritrovati. Beh, pre-ritiro, per noi già il primo giorno era, non siamo partiti fuori, non siamo andati subito fuori sede, ma è comunque già lavoro sin dal primo giorno. Ho trovato quasi tutti, ma direi tutti, praticamente in buone condizioni. Abbiamo lavorato subito dal primo giorno, tenendo conto del nostro programma, il metodo di lavoro. Per i vecchi era, voglio dire, il metodo abbastanza riconosciuto, per i nuovi chiaramente ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, adeguarsi. Sui giovani, ma ormai tanto dipende uno poi cosa pensa dei giovani. Vedendo l'Europeo, tante squadre, alcune squadre del 2001-2002 giocavano titolari, da noi insomma, voglio dire, diverso. E sul percorso, sul lavoro del club sono contento perché abbiamo potuto comunque pensare ai giocatori nostri, quelli che erano già qui, di poterli riportare per quelli che era possibile riportare a lavorare con noi e sugli, insomma, gli obiettivi che ci eravamo prefissati praticamente sono stati raggiunti. Quindi sono contento e chiaramente siamo solo, voglio dire, a 3 giorni di lavoro, quindi abbiamo ancora veramente tanto da lavorare e abbiamo chiaramente un mercato che è ancora lungo. Quindi. Al momento quanto sente di vecchia questa squadra per come si sta formando? Beh, adesso, insomma, dalle prime battute chiaramente io non mi sento di dire una squadra di Pecchia, io mi sento di dire che dobbiamo dire che questa squadra deve essere riconoscibile, deve avere una sua identità, lavorare su quello che abbiamo fatto nella stagione passata, nella parte finale. E questo è, che quando si parla della crema, che sia del cremonese, della nostra squadra, che sia riconoscibile. Ecco, questa è la squadra. Si riconosce che è la squadra per i tifosi, per quello che lavora c'è intorno, e non perché sia la squadra, io sono l'allenatore, ma la squadra è di tutti, la squadra nostra, la squadra del club, quindi questo è. Mi piacerebbe continuare a lavorare in questo senso e che si crei questa identità in questo senso, una squadra che abbia un'identità precisa e non perché sia la squadra di Pecchia, ma che la Cremonese sia questa. Questo è. E stiamo gettando le basi, i nuovi arrivati ci daranno sicuramente tanto per energia, per qualità e ora è il momento di lavorare e farli inserire più, insomma, il prima possibile. Volevo chiederle, a livello giusto di difensore centrale, sostanzialmente il pacchetto è quasi al completo, quindi secondo lei quanto può essere comodo questo per iniziare già a creare un'intesa che nel corso del campionato può essere importante, perché l'anno scorso purtroppo tra infortuni, squalifiche e vari discorsi, quel reparto lì è quello che ha un po' faticato a trovare continuità. No, intanto in questo momento abbiamo anche a livello numerico, non solo nel reparto difensivo, insomma, la squadra ha i numeri per poter lavorare, per poter dare un certo senso agli allenamenti e chiaramente io ho sempre pensato anche in una squadra già rodata, quando entra un solo elemento cambiano gli equilibri, ma non gli equilibri nello spogliatoio, gli equilibri tattici. E noi comunque sono arrivati 4 nuovi elementi e sicuramente avremo bisogno di tempo per vedere soprattutto di cosa ha bisogno la squadra, di cosa necessita e di come si integrano le qualità di alcuni giocatori. È vero nel reparto difensivo, ma anche in mezzo al campo e davanti con i nuovi arrivati. Per cui questo è un momento di valutazione per me e per il club, per renderci conto di come abbiamo operato sul mercato e di come la squadra si sta costruendo. Questo anche i numeri della rosa ci permettono di valutare, tenendo conto anche le partite amichevoli, di come procede il lavoro.
di una identità di squadra, del fatto che anche numericamente più o meno ci siamo, quanto può essere utile e anche vantaggioso rispetto anche ad altri club, altre società che hanno anche cambiato allenatore, non solo uomini, poter arrivare a questi allenamenti e anche in ritiro in montagna con un gruppo che è pressoché al completo. Ma questo era uno degli obiettivi, era una mia, delle mie, cioè nei vari discorsi fatti poi praticamente con il club, con la società, con la proprietà, è quello di poter partire e lavorare già con una certa base, perché in questi giorni dove non c'è il peso della gara, dove non c'è la pressione, lo stress, si può lavorare sotto altri aspetti, c'è più tempo per stare insieme, per conoscersi e quindi anche per sentirsi squadra. Tante volte mi sono trovato anche in delle squadre in cui veramente si era a livello numerico veramente molto basso, non c'era possibilità, perché è un mercato, perché con tante difficoltà che lo so che ci sono, e di questo io sono contento, perché adesso abbiamo potuto comunque avere a livello numerico un gruppo che è in grado di poter partire, quindi adesso è partito, possiamo partire e lavorare. Riconoscibilità. Ieri il video ha fatto i complimenti perché ha detto: quando sono venuto lo Zini non dimenticherò mai, mi ha fatto un quarto d'ora 20 minuti senza vedere il palo e ha chiuso due gol. Quindi c'è già anche da parte di chi non era a Cremonese questa riconoscibilità. Ecco, questo è un punto di partenza, se non dico che la Cremonese dovrebbe fare come la Spagna tanti minuti di possesso fa, però sono queste le basi. Cioè, una squadra che sa alternare, mi ricollego un po' anche appunto agli europei, che abbiamo visto l'Italia in tante salse, aggressiva, difensiva, eccetera. È un po' quello che abbiamo visto anche da Cremonese l'anno scorso, no? Saper tenere gli equilibri quando si soffre, ma sapere anche ritornare a fare il proprio gioco appena c'è la possibilità. Secondo me è proprio questo, poi sì, è vero quello che fa specie la Spagna, però lì ci arriva dopo una mentalità, anni, anche le nuove leve. Mi piace pensare all'Italia perché c'è stato momenti in cui ha dominato le partite, momenti in cui è stata molto aggressiva, è stata una squadra che quando ha potuto è stata sempre anche nella riaggressione molto feroce, e c'è stato anche il momento in cui ha sofferto, ha saputo soffrire, ha saputo tenere il campo e quando ne ha avuto la possibilità di tornare a fare il suo gioco. Noi credo che in un campionato del genere, un campionato lungo, di là poi dell'europeo, che è un torneo dove veramente il tempo anche di recupero è molto breve, però nel campionato nostro, se riusciamo ad avere questo tipo di identità per più partite, quello di riuscire a fare partita sempre, di essere molto aggressivi, di essere capaci di andare a prendere gli avversari più alti possibili, e poi saper alternare anche momenti in cui una squadra che può avere dei momenti, una squadra avversaria che ci mette un po' le corde, saper gestire questi momenti. Questo è quello che bisogna, sull'aspetto sul quale lavorare. È vero, i 20 minuti con il Pisa sono stati straordinari, però credo che mantenere quel tipo di mentalità, quello sì, però mantenere quel tipo di gioco per 40 partite, sempre partite, io credo veramente sia fuori impensabile. Noi dobbiamo pensare a quel tipo, la dobbiamo immaginare, ci dobbiamo immaginare quel tipo di squadra, di voler fare quel tipo di gara. Però una squadra che mantenga la propria identità, sia in casa che fuori casa. Anzi, questo tipo di atteggiamento deve essere assolutamente indifferente. Cioè, mi auguro di poter rivedere gli stadi pieni, però avere quella capacità, quella personalità di fare le cose al nostro stadio, nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, ma saperlo fare anche fuori, in altri campi. Come ha detto, c'è già praticamente una rosa quasi al completo, definita, un buon gruppo con il quale iniziare a lavorare. Siamo solo all'inizio e il mercato è lunghissimo. Secondo lei si può ancora rinforzare, ritoccare nell'ottica di migliorare questa rosa? E di dove? Cioè dove, di che cosa avrebbe bisogno sul fronte del mercato? Quali indicazioni potrebbe dare, se le fossero chieste, alla società per rinforzarlo ulteriormente? Ma intanto il fatto del miglioramento, quello è sempre possibile, il miglioramento è con uno, due elementi o senza nessuno, questo non cambia. In questo momento però noi abbiamo, quello dicevo prima,
la possibilità di poter lavorare, di poter valutare, di poter valutare con attenzione, perché l'inserimento di Ocoli, di Collodel, di Zanimacchia e di Vido stesso, e vedere di cosa poi effettivamente potrebbe aver bisogno la squadra. Questo ci permette, ecco perché avere questo numero, questo tipo di rosa a disposizione in questo momento così lungo, che è assolutamente vale per tutti, ma è anche fastidioso però di avere un mercato così lungo, però nello stesso tempo ci permette di arrivare al campionato con più tempo a disposizione per valutare, prendere le nostre decisioni. Siamo attenti su quello che può succedere sul mercato e quello che potrà, se ci sarà da intervenire, il club ha l'intenzione di volerlo fare. Se non abbiamo bisogno di niente, possiamo andare avanti così, ma l'importante è di mantenere alto questo tipo di cultura del lavoro, del gruppo del lavoro. Su questo bisogna insistere. Quindi le scelte che verranno fatte sempre e solo esclusivamente tenendo conto di questo, sia in entrata e in uscita, di mantenere un gruppo forte, solido, che ci permette poi di affrontare il campionato. Quindi ora siamo lì, ma già siamo partiti, poi il ritiro sarà una cosa in più, insomma andiamo in montagna per avere un po' di frescura, niente più, anche se qui si sta veramente bene, la verità, quindi vedremo. Io lo chiamerei in questo momento di un periodo di valutazione, che chiaramente sui giocatori che conosciamo è abbastanza evidente che le valutazioni sono state fatte, però poi come si inseriscono le caratteristiche dei nuovi arrivati insieme al gruppo che era già qui formato. Grazie. Si conoscono, le uscite quindi saranno dettate più che altro da eventuali sirene esterne più che da valutazioni interne. E questo bisogna fare, come dire, tenerne conto di queste valutazioni. È successo con Gustafsson, quindi io credo che su quello che succederà, chiaramente le valutazioni che fa la Cremonese, ma le valutazioni fanno anche le altre squadre sui giocatori, sugli interventi, e quindi bisogna tenere in squadra chi vuole starci fortemente, chi ha, al di là poi del momento, dell'impiego che viene fatto. Quindi questo, la valutazione viene fatta proprio in questo senso, in entrambi i casi, in entrata e in uscita, chi vuole rimanere, chi è nelle condizioni, chi è... Quindi su questo il contatto, il rapporto con il club da parte mia, da quello dello staff tecnico, staff sanitario, chiaramente per altri motivi, e con la dirigenza è talmente diretto e chiaro che gli obiettivi, insomma, se ci devono essere, verranno presi in considerazione. Non è che adesso abbiamo finito e siamo qui e andiamo avanti. Siamo lì in attesa delle valutazioni, delle partite, di questo periodo di preparazione, poi si vedrà cosa succederà. Bisogna lavorarci. Un'idea su dove mettere Vido c'è, quindi io le chiedo come pensa di sfruttarlo. Secondo lei c'è una posizione in cui può anche fare quel passo ulteriore che negli ultimi anni ha sempre cercato, perché comunque la sua destra è stata in Serie B? Ma intanto giocatore di qualità, questo è qualità, e riesce a abbinare anche delle qualità anche con una buona dose di forza, di presenza in mezzo al campo. Chiaro che giocherà in una posizione più centrale possibile mi piace l'idea di volersi divertire, perché i giocatori di qualità hanno bisogno, voglio una squadra che sappia divertirsi giocando a calcio, e chiaramente solo divertimento, ma c'è anche lo spirito di sacrificio che ti permette poi di andare a cercare quello che è l'aspetto ludico della partita. E io credo che Luca sia in grado di giocare nella zona centrale con una punta, con tre quarti, con, chiamiamoli come vogliamo, ma sicuramente non è un giocatore come dire, abbastanza definito. Lui dice sì, non è definita la posizione, ma per me è abbastanza definito, perché è un giocatore di qualità e che riesce anche a concludere, lo voglio molto più vicino alla porta, che sappia definire, ma che sappia anche concludere. Quindi poi non mi preoccuperei più dei numeri, perché sennò lo sapete cosa ne penso. Quindi è un giocatore di qualità, è un giocatore offensivo anche, ma che in questi anni l'ho visto giocare anche nella fase di... cioè riesce anche a lavorare anche per la squadra. Quindi chiaramente lui deve... ecco, quello il discorso che facevo prima,
vedere come si inserisce nel contesto, nel reparto offensivo e in base alle caratteristiche, anche perché Zanimacchia lo conosco molto bene, è un giocatore diverso da lui, anche lui un giocatore di qualità che riesce a ricoprire rispetto a Vito anche le zone di fascia, zone esterne, e quindi in base a quello come si inseriscono vedremo di cosa ha bisogno poi la Cremonese, se ha bisogno, se mai dovesse avere bisogno di una profondità diversa, un giocatore un po' più estruso, oppure siamo messi bene così. Con Caleb ha una struttura, una fisicità, è chiaramente un difensore, e io spero che possa darci qualcosa anche di più sulle palle inattive, offensive ovviamente, perché l'anno scorso veramente dobbiamo sfruttarlo molto di più, è stato il nostro, se vogliamo, una grossa difficoltà, perché ne abbiamo battute tantissime, abbiamo creato pochi pericoli agli avversari. Su Collodel, giocatore, e questo mi fa piacere, perché prendere giocatori che poi diventano patrimonio del club, poterci lavorare e entrare e inserire in un contesto dove possono portare anche quella dose di entusiasmo, di voglia, di vigoria, di energia, di freschezza. E questo, così come è stato con Valeri, così come è stato con Nardi, e anche di creare anche un senso di appartenenza, perché poi il vero senso di appartenenza si crea anche quando un giocatore appartiene al club e non sempre sono sempre solo di passaggio. Su Zanimacchi, un giocatore che riesce ad abbinare anche qualità e quantità, che può ricoprire tutti e tre i ruoli, sia ad esterno, a destra e a sinistra, ma anche dietro alla punta. E mi auguro che possa essere anche più decisivo sotto porta, perché ha le capacità e quindi anche perché, come sapete, in fascia i giocatori, vedendoli tanti cambi, se vogliamo essere aggressivi, riuscire a essere propositivi, i nostri giocatori di fascia sono costretti a ricoprire, a fare dei lavori sia nella fase offensiva ma anche nella fase difensiva, e se vogliamo essere una squadra propositiva, quel tipo di gioco, abbiamo bisogno di quei tipi di giocatori e anche dei ricambi importanti. Primo, che lei non ha voluto per i test squadre dilettanti, questo testimonia che vuole già dei test di livello, di un certo livello. Secondo, siamo abituati a vedere preparazioni che partono con due allenamenti al giorno, giocatori già spremuti eccetera, ma lei ha detto che il ritiro non è solo una questione di preparazione atletica, ma una questione di legare, fare gruppo. Ci si trova tutti insieme a convivere per 12 giorni, sostanzialmente ci si conosce meglio, eccetera. Volevo capire se a livello di lavoro, appunto, aumenteranno i carichi e il fatto che lei non abbia voluto assolutamente spalle in parte in dilettanti. Allora, sui discorsi delle partite amichevoli, insomma, dei dilettanti, un po' negli anni mi sono reso conto che sono partite che mi davano troppo poco, perché la condizione anche degli avversari a livello fisico anche non era, e le partite non riuscivano a darmi niente. Preferisco le partite tra di noi, il ritmo è molto più alto, è molto più competitivo e il confronto è alto. Quindi c'è una concorrenza diversa su questo tipo di gare. Quindi, e poi è che come abbiamo impostato noi la preparazione, chiaramente non vorrei dire un tipo tradizionale dove c'era il doppio, quindi a compartimenti, noi, ma questo l'abbiamo fatto 2 anni fa dopo il lockdown, dopo 3 mesi e mezzo di inattività, noi siamo partiti a Torino facendo subito il microciclo. Quindi per noi, chi vede adesso la nostra preparazione sembra di non lavorare, ma il nostro è un microciclo, e quindi con i 2 giorni di carico, con il lavoro, in questi 2 giorni abbiamo fatto non carico fisico, ci permette di scaricare, di prendere le energie, domani c'è una gara, una partita tra di noi che ci permette di spingere, di andare a fare un po' più lavori specifici, quindi di avere più contatto con la palla, e questo ci ha dato già dei risultati, e anche in tema di condizione, di arrivare subito alla gara, di arrivarci subito abbastanza pronti. E chiaramente quello che cambia in queste settimane non è il carico, ma è chiaramente l'intensità che viene aumentata, il tempo di stare in campo, e quindi ci permette di spingere sempre di più. Questo è stato, lo abbiamo provato già 2 anni fa, mi ha dato risultati e mi piace averlo. Il doppio
chiaro, quello su, nelle anni prima avevo fatto sempre un tipo di lavoro, ma non in maniera così diretta, e in questo, sul discorso dei doppi, inizialmente qui ho evitato di fare i doppi nei giorni di carico, perché quando noi dividere il carico mattina e pomeriggio, anche per le temperature, nonostante adesso si stia bene, abbiamo voluto evitare. Qui in questa settimana, nei pomeriggi, c'è comunque ci sono i test, ci sono altre valutazioni, si sta dentro, c'è il lavoro, e sicuramente quando saremo su faremo dei doppi mirati, però sempre in contatto con la palla, ma questo non significa non lavorare assolutamente, anzi. Quindi questo è il motivo, poi non vuole andare un po' più nel dettaglio, però il nostro lavoro, quello che cambieranno i minutaggi delle partite, perché anche il tipo di gara, domani è tra di noi, la prossima sarà col Pisa, a parte la partita con la Feralpi, che ce la troviamo in mezzo, però per una questione logistica avremmo preferito fare anche un'altra partita di Serie B, un'altra partita di Serie A, perché sono le partite quelle le vere, le cose che ti permettono di allenarti. Chiaramente bisogna arrivarci anche con una buona condizione in queste partite, però più riusciamo a fare le partite, più la squadra è allenata alle gare, più la squadra è allenata a mantenere determinati ritmi, e questo è il nostro modo di pensare. Grande rispetto per tutti gli altri modi di pensare, e ci sono tante strade per arrivare all'obiettivo.